esageriamo un po', esageriamo un po', esageriamo un po', esageriamo no, esageriamo un po', esageriamo un po', esageriamo un po'. Siamo qui con l'avvocato Anna Mazzaglia, avvocato cassazionista di Messina, che è venuto a Ravenna per difendermi nella causa contro la polizia municipale per i verbali e i sequestri che hanno fatto alle mie opere. Approfitto del fatto che è venuta a difendermi anche per raccogliere un suo messaggio, data la sua conoscenza ed esperienza nel campo del diritto e della legge, e soprattutto in armonia con quella che è la sua vocazione interiore, che è per il bello, per il buono, possibilmente per tutti. Voglio dare la possibilità, dato che se la sente, di lanciare il suo messaggio. Per cui la ringrazio e gli lascio la parola. Grazie. Grazie, sono venuta qui perché per questa causa, ma diciamo, messo piede a Ravenna io mi sono sentita subito bene. Diciamo che sarei venuta forse anche con l'aliante, cioè in qualsiasi modo sarei stata qua, perché non so, mi lega, mi ha subito legata a Montelli un qualcosa di straordinario, di umano, di particolare, che ho subito sentito fin dalle prime volte che l'ho incontrato. Quello che mi lega a lui probabilmente è lo stesso fondo dell'anima, la stessa purezza e chiarezza nel esprimere tutto quello che di bello e di buono c'è nel senso della vita. Infatti, parlando con lui, ma parlando anche della sua vita, ho conosciuto delle cose che ieri sera mi hanno veramente colpito. Cioè il sapere, venire a conoscenza, che viene da un'altra diversa esperienza, diciamo, diversa ma in parte simile alla mia, perché è l'esperienza di due solitudini, cioè nel senso che lui ha avuto delle vicende evidentemente familiari quando era bambino che gli hanno fatto vivere una solitudine. Io da bambino ho vissuta una solitudine, perché dalla scomparsa di papà mi sono ritrovata praticamente a conversare con l'universo. Probabilmente da queste sono cose che si percepiscono, non le puoi ovviamente raccontare nei dovuti dettagli, ma le percepisci. E quindi quando io ho detto devo andare a Ravenna perché c'è questa udienza, non è che ho detto oddio devo andare a Ravenna, ho detto oh che bello, devo andare a Ravenna. E sarei, dico, partita pure con la carriola, se c'era un posto, diciamo un tappeto volante, sarei venuta col tappeto volante, perché è questa la mia destinazione. Perché quando tu hai in mente che stai andando per difendere e parlare di diritti umani, ovviamente i diritti umani ti spingono ad andare nel mondo in qualsiasi condizione, in qualsiasi modo, perché bisogna capire che oggi se non lotti per i diritti umani che vivi a fare? Cioè non si può vivere per il denaro, non si può vivere perché ti devi arricchire, non si può vivere per avere un bel vestito, non si può vivere per cose inutili, ma il diritto umano è ritornato essenziale e al centro della considerazione. Lo è sempre stato, diciamo che dopo che ci sono state le rivoluzioni francesi, dopo che c'è stata la carta della dichiarazione dei diritti dell'uomo, ma poi le moderne costituzioni, i diritti umani non se ne è parlato più nel campo, diciamo, nel settore della legge, ma sicuramente esistono, ci sono e sono tutelati. Ma ciò che mi interessava in particolar modo in questo settore era praticamente dichiarare una cosa molto importante, che la scienza e l'arte nella Costituzione sono libere, e libero ne è l'insegnamento, che vuol dire che comunque qualsiasi cosa che è, diciamo, qualsiasi prodotto dell'uomo che vuole lanciare un messaggio, e quindi io ritengo un messaggio positivo, perché l'arte è il massimo della spiritualità. Qualsiasi cosa tu rappresenti nell'arte e per l'arte non può fare scandalo, non è scandalosa, è l'occhio che la guarda che
gli attribuisce una situazione di scandalo. Quindi se tu, io almeno non l'ho mai avuto questo preconcetto, perché vivendo nella natura ho visto gli animali normalmente accoppiarsi, ho visto le piante normalmente amarsi, ho visto le piante normalmente comunicare amore. Per me questa è la gioia massima, diciamo, dell'espressione. Sono ritornata nella vita per caso a occuparmi dell'arte, anche perché comunque sono figlia di un regista di teatro e quindi probabilmente nel DNA, perché papà è morto che io avevo 2 anni soltanto, mi ha trasmesso un'attenzione per l'arte, per tutto quello che mi circondava, non so, ma che fosse anche arte povera, cioè anche gli artisti di strada. Mi sono molto spesso soffermata a guardarli e molti di loro poi sono diventati famosi, nel senso che hanno acquistato una notorietà incredibile, perché comunque quando ti arriva un messaggio forte e la bellezza è così straripante, tu ne puoi restare soltanto incantato o schiacciato. E allora, se questa è la realtà, cioè io poi stando nell'atelier di Montelli, ovviamente questo mi è arrivato forte, perché al di là del simbolo del sesso maschile non c'è solo quello, c'è tutta una serie di cose che tu ti guardi attorno. Io ho visto per esempio la, diciamo, statua di Pierpaolo Pasolini, quindi, cioè, ho ritrovato in qualche modo il mio mondo. Quindi ecco che tutto è sincronico nella vita, cioè le persone non si incontrano per caso, c'è un sincronismo universale che lega per qualche ragione una persona a un'altra. Quindi per me, che ho seguito moltissimo Pierpaolo Pasolini, le vicende che l'hanno interessato, il percorso artistico e anche poi dopo i film che altri registi hanno fatto su di lui, ovviamente quindi ho visto colui che è la grande denuncia sociale, la grande denuncia contro la politica artefatta, no? E che possibilmente è morto per questo, perché non credo al fatto che il ragazzino l'abbia potuto uccidere. Ovviamente dietro il caso Pelosi c'è molto di più, perché lui comincia a fare i nomi e poi dice l'intellettuale sa, l'intellettuale vede. Cioè tu che sei un giornalista, che giri, diciamo, in mezzo alla gente e che non consideri la vita in modo superficiale, praticamente arrivi ad avere uno sguardo che penetra le cose, quindi alla fine sai, perché lo sai, cioè sai che chi ti sta circondando, che ti sta stringendo la mano, non è la persona che effettivamente ti vuole stringere la mano perché ti ama, ma possibilmente la persona che ti stringe la mano perché vuole da te un voto, vuole da te un qualcosa che non puoi dargli in modo, diciamo, dopo che tu sei consapevole, non puoi, ti devi necessariamente prendere le distanze dalla politica e interessarti di poesia, interessarti di letteratura, interessarti, diciamo, di un mondo artistico che comunque è esso stesso mondo naturale. Perché se non ci fosse il diritto naturale da cui tutto promana e da dove noi proveniamo, non ci sarebbe l'arte, non ci sarebbe la spiritualità, la forma artistica più alta. Ma ho visto altre cose, ho visto praticamente in questo atelier, che è anche un cenacolo, perché ci sono incontri di vari artisti qui dentro, ho visto le maternità, ho visto le donne formose di Federico Fellini che ritornano, ho saputo che Montelli ha molto tempo, diciamo, lavorato con Tonino Guerra, che era un altro autore che io ho amato e che ho incontrato al Festival di Taormina. Quindi ci sono tantissime cose che oggi io so il motivo per cui sono qui, non è soltanto per difendere qualcuno da chi non comprende, cioè dalla ingiustizia, diciamo, cosiddetta esterna, ma perché c'è molto di più, c'è un qualcosa che io non so cos'è, perché tutte le volte che mi trovo davanti a un'opera d'arte posso restare soltanto con la bocca aperta e in silenzio, perché bisogna stare in silenzio se si incontra l'arte, no? In ammirazione, cioè, di quello che si crea. Ho visto anche quello che è il modello della sua, diciamo, idea di questo monumento alla pace, che è la Davida. La Davida non è, come il giudice ha detto, mi viene da ridere, pensate, ma cosa vuol fare un grande simbolo del sesso maschile? No, gli ho detto, guardi, la Davida è un'altra cosa, è una donna. Ma quello che mi ha colpito della Davida, lui mi diceva quale imperfezione ancora ha alla Davida,
è stato il viso, cioè io non guardavo la proporzione perché le proporzioni non mi interessano, guardavo il viso, questi occhi chiusi, quasi sognanti, ho diciamo la pace, ho un senso di riposo, ti chiama riposo, no? E quindi questi occhi socchiusi mi fanno pensare che è una donna sognante, ma anche una donna pacifica, una donna che ha incontrato dentro di sé l'elemento della pace e lo vuole comunicare agli altri. E questo viso mi fa ancora pensare che io e Franco Montelli abbiamo moltissime cose in comune, quindi che l'amicizia non si può fermare a un giudice e non a caso io sono qui. E i diritti umani, cosa sono i diritti umani? I diritti umani sono l'essenza e il valore della nostra vita, cioè perché cosa io sono andata all'università e non ho fatto il medico come tutti quelli della mia famiglia, o mia madre mi diceva potresti essere l'ultimo medico della nostra famiglia, io dicevo no mamma, no, io sentivo fortemente questo impeto verso la giustizia e mia madre che mi vedeva anche gracilina dice potresti optare per fare l'insegnante. Allora cosa ho fatto? A 17 anni, finito il liceo classico, all'insaputa di mia madre, io sono andata all'università e mi sono iscritta, non so per quale motivo, in giurisprudenza. Non me ne sono mai pentita, perché la prima volta che ho avuto una lezione dal professore Angelo Falsea, che era uno dei più grandi giusnaturalisti di tutte le epoche, ma noi davamo all'università una materia che era propedeutica, per cui non potevi andare avanti se non avevi dato questa materia, che si chiamava Introduzione alle Scienze Giuridiche. L'introduzione alle Scienze Giuridiche, lui parlava della natura, del diritto naturale, del giusformalismo e del giusnaturalismo, ma soprattutto ci indicava la strada per avere poi un senso compiuto di giustizia. Negli anni ho capito perché era propedeutica, perché non potevi dare tutte le altre materie se non partivi dal concetto filosofico del diritto naturale e di che cosa esso era. L'uomo è un valore ed è il centro del nostro ordinamento giuridico. Tutto il resto non serve, perché praticamente questo è dichiarato nella Costituzione, no? Che l'uomo ha un, cioè tutto quello che appartiene all'uomo ha una protezione particolare, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà artistica, la libertà di riunione, il diritto al lavoro che poi non è stato attuato, tutta una cosa che si riferisce all'uomo, ma l'uomo è valore. Diventa però per mio maestro bene quando tu dimentichi la situazione individualistica, cioè io sono un valore, ok? Perché una vita è un valore, il diritto alla vita è un valore, ma se noi ci chiudiamo nell'individualismo gretto che non porta a niente, no? Nel pensare a noi stessi non abbiamo concluso niente. Diventiamo bene, non oggetto, bene nel momento in cui capiamo che il nostro valore deve essere che un altro uomo è valore, che un'altra donna è valore, che un bambino è un valore quando nasce, quindi è un aggiungere valore sul valore e a questo punto l'uomo diventa bene. E come diventa bene? Bene quando non ha dimenticato le proprie radici, non ha dimenticato il grande universo, quindi sono praticamente una giusnaturalista moderna, cioè mi riallaccio al giusnaturalismo di Grozio per dire che noi se ci rimettiamo in rapporto all'universo, se riguardiamo l'universo nella sua struttura armoniosa, non possiamo altro che riconoscere come specchio di noi stessi il bene sommo, cioè l'universo è in una somma armonia. Per ritrovare la pace, per ritrovare praticamente noi stessi, dobbiamo rimetterci in rapporto a questa armonia. Non so, io moltissime volte per me ho guardato il mare con le onde mi chiama l'infinito, non, il mare non ha un riposo, non ha un inizio, non ha una fine, no? È immenso, è infinito, sia quando è burrascoso, sia quando è piatto, no? Cioè quel mare meraviglioso che tu, sia quando profuma, da noi in Sicilia, cioè nelle isole il mare profuma anche, perché poi in altre parti è inquinato, sempre delitti che commette l'uomo, cioè perché la natura in se stessa è praticamente proprio madre, piuttosto che matrigna, è madre, diventa matrigna quando si riappropria di se stessa e quindi quando praticamente esige che
la dobbiamo riguardare nella sua essenza, diciamo, naturale o naturalistica. E ora, occuparsi dei diritti dell'uomo è occuparsi dei diritti dell'Unione. Molto spesso noi abbiamo sentito parlare di Unione Europea in senso negativo, perché poi tutto ci riallaccia alla Banca Centrale Europea, a tutto quello che ha combinato. No, l'Unione è ben altro. L'Unione, se noi guardiamo i trattati internazionali, se noi guardiamo tutto quello che è stato fatto anche nella dichiarazione dei diritti dell'ONU, con la protezione dei diritti del fanciullo, il fanciullo deve essere visto per le sue inclinazioni naturali, è una persona che nasce, una persona nuova, e quindi chiaramente è una persona che bisogna guardare bene. Non dobbiamo mai dire questo è un bambino, non capisce, noi dobbiamo dire è un'essenza umana che è venuta al mondo, e quindi dobbiamo domandargli cosa pensa, perché molto spesso quando ero bambina anch'io mi sono trovata, non parliamo perché c'è la bambina che non capisce, e io invece capivo tutto di quello che avveniva intorno a me. Quindi che cosa significa? Che noi nasciamo già in una misura, in una dimensione per cui siamo degli esseri umani. A questo punto direi che proprio il centro della tutela giuridica, che sempre più si sta facendo avanti, ma sia diciamo nell'insegnamento della Corte di Cassazione sia nell'insegnamento della Corte Costituzionale, è proprio questa centralità dell'uomo che ridiventa centro e che quindi ha diritto a una serie di protezione della essenza e della funzione sociale, cioè bisogna rimuovere questi ostacoli sociali e politici che possono fare sì che praticamente l'uomo riprende la sua funzione nella comunità sociale, no? Il denaro molto spesso divide le persone, cioè il discorso dell'individualismo e del denaro in se stesso, forse bisognerebbe dare meno valore al denaro e più diciamo ai rapporti umani, ai rapporti alle relazioni umane, per poter diciamo comprendere meglio questo discorso e amplificarlo. E nel diritto inteso come insieme di norme, soprattutto io mi riferisco al diritto fondante, che rispetto al quale ogni altro diritto minore, che sia compreso in decreti legge, in decreti legislativi, nello stesso codice in alcune parti, perché poi il codice è utile per altre diciamo situazioni che riguardano l'uomo e quindi la difesa dell'uomo, ma quando è in rapporto alle leggi internazionali che hanno avuto diciamo a cuore questa tutela, quando è in rapporto a quella dichiarazione dei diritti dell'uomo e a quello che praticamente è contenuto in esso, questo ci sta a dimostrare che non è vero che nel nostro ordinamento il diritto è completamente contro di noi, ma che è a favore nostro. Semplicemente che noi dobbiamo avere, noi diciamo che siamo adesso coloro che lavorano perché ci sia la riaffermazione di questi diritti, dobbiamo fare comprendere ai magistrati che hanno soltanto lavorato rispetto al diritto positivo, quindi alle norme codicistiche, che bisogna avere uno sguardo ancora più aperto. Quindi porre in rilievo di nuovo la Costituzione, che tutti abbiamo studiato, che è impossibile, cioè che non conosciamo la Costituzione, e quindi in rapporto diciamo, a questa funzione, a questa dimensione superiore, noi possiamo ritornare ad avere una società che si fonda su altre cose, cioè che ritorni a pensare diciamo, alla centralità dell'uomo e quindi a tutto quello che riguarda l'uomo, diciamo anche la proprietà privata, per esempio. La proprietà privata è una cosa che è riconosciuta dalla Costituzione, che può essere messa in discussione esclusivamente quando c'è un bene comune. Per esempio un territorio personale viene espropriato perché c'è una comunità che ha bisogno di una strada, quindi una strada comune, ma solo in quel caso la proprietà non può entrare in discussione. E questo io dico, lo utilizzo in una serie di situazioni che riguardano sia il fatto che ci hanno messo troppe tasse, diciamo, gli stati hanno praticamente, e qua faccio una distinzione perché una cosa è lo Stato-Nazione, il territorio, io non mi sentirò mai americana o diciamo finlandese, benché sia mondialista, cioè nel senso benché io sia una persona
che vuole avere conoscenze e quindi che viaggia per il mondo, mi sentirò italiana perché sono nata, diciamo, nel territorio italiano. E non c'è bisogno di rinnegare la nostra terra o di inventarci delle cose che vanno nel substrato, non so, in delle cose in cui io non mi riconosco, perché non mi sento finzione giuridica, io mi sento una donna, mi sento un uomo, non mi sento una persona così come veniva detto nel diritto romano, come se io fossi un'attrice, quindi chiaramente, perché nel diritto romano persona era l'attore. Oggi se noi parliamo di soggetto uomo, di persona, è la stessa cosa, quindi non ricorrerò mai a finzioni né nel dentro casa né fuori casa. Sono io stessa con i miei sogni, con le mie disperazioni, con le mie attese, eccetera, eccetera. E ho un nome e un cognome che non è una finzione. Molti, diciamo, si confondono, pensano che praticamente quando si dice figlia della puerpera sia una cosa negativa, ma quando nasci, nel momento prima che gli altri sappiano che hai anche un padre, succede che il bambino viene legato alla madre. È successo anche a me che nell'ospedale mi hanno messo un braccialetto che mi legava a mio figlio per non confonderlo nel nido con gli altri, no? Quindi la prima attestazione che viene fatta è ovviamente che sei figlia della puerpera Tizia, ma non vuol dire che il padre non è conosciuto. In un momento successivo, quando uscirai, diciamo, dall'ospedale, farai una dichiarazione che sei figlio di un padre, di una madre, e questo resterà per tutta la vita. Io sono nata nel 53, quindi probabilmente prima che ci fossero i computer, e il mio certificato di nascita, giuro, rega il fatto che io sono la figlia di Stefano Salvatore Mazzaglia e di Maria Teresa Miceli. E per me il mio nome ha una sua importanza, non ci rinunzierò mai. Non dirò mai che sono semplicemente un essere umano, ma mio padre, mettendomi Anna Maria Maddalena, mi ha messo un nome che era delle tre donne che amava di più nella vita: il nome della moglie, il nome della madre, il nome della nonna. Quindi ha un senso, e l'appartenenza a un cognome è il cognome non significa soltanto discendenza, perché noi praticamente diciamo io discendo da quella famiglia, poi però comunque sono un uomo. Io resto una donna, un essere, diciamo, umano praticamente, però il cognome significa per me molto. Mio padre mi ha dato delle cose che sono importanti, perché mi ha lasciato dei libri. Lui era uno studioso di Pirandello, io a 7-8 anni ho letto Pirandello. È molto incuriosita da questa, diciamo, dimensione pirandelliana, perché è tutto così e se vi pare, oppure praticamente di quello della qual è il confine tra, diciamo, la normalità di un uomo e la sua follia, no? Per cui tutti quanti gli artisti in qualche modo sono definiti strani, se non fuori, diciamo, dalla massa comune o fuori, diciamo, da quella che è la normalità. Poi io mi chiedo che cos'è la normalità e cos'è la stranezza o la diversità, perché per me non esiste la diversità o la stranezza, esiste il discorso di una superficialità imperante che dipende forse dai mezzi di informazione televisivi sbagliati o dal fatto di essere diventate diciamo come delle marionette in mano di qualcosa che è il potentato finanziario. Ecco perché io non amo molti soldi. Invece ritengo che nella nostra essenza, nel nostro modo di essere, se noi nasciamo in una famiglia, credo molto in quello che dice Hillman, noi ci scegliamo anche la famiglia dove nascere. Quindi c'è una preesistenza psicologica o animica, o praticamente che dipende forse dall'anima, da questo daemon che ci precede o dalla ghianda, che discende in un posto perché noi abbiamo una missione da svolgere, un compito da svolgere. E quindi mi distacco da tutti quelli che credono che sovranismo significhi individualismo sfrenato, perché io ho capito che esistevano le bolle papali o altre cose, eccetera, eccetera, che comunque fanno parte della storia, perché tutti abbiamo studiato diritto internazionale e diritto canonico, no?
Quindi ogni cosa ha la sua dimensione. Sono cristiana ma non sono cattolica, perché comunque anche dentro praticamente la Chiesa c'è una distortura del messaggio d'amore che era quello di Cristo e che dovrebbe essere il messaggio eterno che lega poi tutte le persone, diciamo, in sé, perché amore e pace per me sono termini che possiamo anche dire che siano la stessa cosa. Se incontro una persona e gli stringo la mano, per me una stretta di mano, in Sicilia si dice una stretta d'onore, nella mia famiglia si diceva, mia madre mi diceva sempre, quando dai la parola a qualcuno, gli stringi la mano, non c'è bisogno di alcun contratto, perché comunque è una cosa che ti legherà eternamente a una persona. E mi piace ricordare adesso un pezzo della promessa di Dürrenmatt, no? La promessa si basa su una cosa fondamentale, che se tu prometti qualcosa, sia un bambino, un uomo, una persona, tu devi essere consapevole di attuare quella promessa, a meno che non sei morto, devi essere al momento giusto, al posto giusto, per fare quello che devi fare, perché lo senti, non perché qualcuno te l'ha imposto o perché qualcuno ti sta pagando. Tu ci devi essere lì dove la tua missione di vita ti chiama. E questo è il messaggio che io sento di dare, e dico, se Ravenna non capisce Montelli, vuol dire che tutta l'arte non è servita a niente. Cioè tutto quello che abbiamo avuto prima, no? Nel senso che Fellini ci ha insegnato alcune cose, per me è un grande surrealista, è un grande mondo colorato, è uno della dimensione della grandezza, anche nell'espressione delle donne che descrive in questa sua essere madre, quindi in queste sue rotondità, ma in cui c'entra anche l'ambito della sessualità, perché noi non siamo qualcosa di staccato dal nostro sesso. Se io nasco donna ci sarà un motivo, se un altro nasce uomo ci sarà un motivo, ma mi rifaccio il discorso che io ho due figli, un maschio e una femmina, e quando li ho visti nascere nella loro nudità, così me li hanno portati, non guardavo se avevano il pisellino, se avevano, cioè io vedevo nella nudità una perfezione terribile, così come l'ho vista nell'universo. E allora cerchiamo di far sì che il nostro sguardo non crei il peccato, perché in natura non esiste il peccato. Persino Cristo di fronte all'adultera dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Per lui non esisteva il peccato. Cioè, se noi riguardiamo il Vangelo, in nessuna parte si parla di peccato, in nessuna parte si parla di una condizione, esiste soltanto il vero peccato, diciamo, dell'uomo, è quello di non amare. Il vero peccato è quello di non avere compreso. Il vero peccato è quello di non aiutare gli altri. Il vero peccato è quello di essere fuori da un'organizzazione sociale, sentirsi fuori dal tutto. Quindi se noi diciamo, ma non è un artista riconosciuto di fama internazionale, e però lui ha lavorato con Tonino Guerra, e chi lo può dire che non è un artista? Non lo so, cioè, che io di fronte alle sue cose che vedo resto colpita, e quindi per me è un artista, cioè le sue cose mi piacciono, cioè starei ore a guardare i busti che lui ha fatto. Mi piace la Davida moltissimo, cioè l'espressione del viso, di proporzioni non mi interessa nulla, perché ci sono alcune cose nell'arte che sono assolutamente imperfette e sono bellissime, no? da vedere, no? Poi lui è attratto da tutte le cose che poi riprende, no? Di Michelangelo, di tutto quello che lui conosce. E quindi mi dico, non ha fatto la scuola dell'arte, non è andata, che cos'è questo? È proprio l'istinto artistico, ma l'istinto artistico, attenzione, è l'istinto spirituale, ecco che tutto torna. Questo è il diritto dell'uomo, il diritto di vivere, il diritto di comunicare qualcosa. E io vedo come lui vive nel sogno, cioè ha un sogno da realizzare, che non è soltanto un sogno, è qualcosa che vorrebbe realizzare per la pace nel mondo. Noi siamo il nostro sogno. Se non abbiamo sogni, è meglio che stiamo a letto e non ci alziamo mai più, perché siamo inutili. Cioè, noi siamo la nostra idea, l'idea ci supera, va oltre noi. Non è importante se poi la realizziamo o no, cioè se ci riusciamo. L'importante è averci tentato ed è credere, perché se credi vivi, se credi sei già nella dimensione dell'universo e della pace e dello spirito universale, sei già dentro il diritto naturale.
e questo nessuno te lo può togliere, e questo, signori miei, non è finzione, è realtà. Perché guardate, dietro le cose, cioè ho conosciuto gli scritti di una persona che poi è il vero inventore del cinema sonoro, e che ha parlato di sincronismo. Sincronismo applicato alla tecnica, quindi è il primo che ha fatto una pellicola ad impressione contemporanea di immagini e suoni. Benissimo, quest'uomo a 18 anni, 19 anni, che si stacca dalla famiglia, che va fuori, eccetera, eccetera, scrive la prima filosofia sincronica. Cioè tutti noi siamo sincronizzati e in qualche modo siamo, diciamo, ci incontreremo nella vita. Ma attenzione, quest'uomo ha parlato anche di un'altra cosa molto importante, che c'è un sincronismo che avviene anche, cioè noi siamo eterni, noi siamo una parte del Dio, noi siamo una forma di energia, no? C'è un sincronismo che avviene anche tra le persone che stanno in un'altra dimensione, che devono ancora attuare il loro compito, no? Giovanni Rappazzo, che è l'uomo di cui io parlo, praticamente deve ancora essere riconosciuto, in parte è stato già riconosciuto attraverso alcuni nostri interventi, mio e della nipote, diciamo, alcuni interventi, diciamo, in alcuni festival, è stato già riconosciuto come il vero inventore del cinema sonoro, ma il mondo ancora non conosce tutta la sua storia. E quando praticamente lui da ragazzo ha sentito questa forte, questa cosa di parlare del sincronismo, ha parlato anche del caso. Non a caso le persone si incontrano. Nel sincronismo cosmico c'è una ragione per cui le persone si incontrano. Ed è bellissimo il senso che lui dà nel suo racconto della vita, perché ha scritto tutto delle sue vicende umane, le ha lasciato, diciamo, queste memorie che io ho letto, ho avuto la fortuna di leggere, e nel momento in cui lui si mette in moto perché deve far sì che la sua invenzione diventi poi importante, diciamo, per il mondo, quindi la deve industrializzare, si mette in cammino con la famiglia e quando va a fare il biglietto non dice voglio questa destinazione, si affida al caso, che non è per lui caso, e dice bis, cioè lui è dietro un signore che sta facendo un biglietto e non parla della sua destinazione, si affida a chi ha di fronte, dice bis, e quello non lo capisce che significa signore bis. Un altro, come quel biglietto lì, e dovunque andrà nel mondo, cioè in quel momento fa un giro per l'Italia, attua delle scuole di cinema, lui trova il lavoro e trova praticamente anche come fare queste scuole di cinema, sia nel campo artistico sia nel campo tecnico. Sarà sempre inseguito dal muto per tutta la vita. Si rivolgerà alla giustizia poi per avere riconosciuto, diciamo, questo suo diritto, perché gli unici brevetti esistenti sono i suoi, e praticamente ancora non ha avuto questo riconoscimento, perché ogni, diciamo, ente o corte, se si rivolgeva all'AIA, diceva di devi rivolgere alla Corte dei diritti dell'uomo, cioè non c'è stata una sentenza definitiva mai. Lui muore ad oltre 90 anni, praticamente a 92 anni, a 102 anni, con una vita, diciamo, straordinariamente bella. All'apparenza era un normale pensionato, lui ha sempre scritto tutto quello che faceva, ha lasciato un grande patrimonio dietro di sé. Abbiamo, diciamo, con questa amica, che adesso non so se siamo più amiche, non lo so, me lo chiedo sempre, perché è una persona in qualche modo è scomparsa, è allontanata. E praticamente abbiamo scritto, raccolto in un libro tutte queste testimonianze, ma la cosa incredibile è che tutto quello che abbiamo scoperto è avvenuto per un caso, cioè ci siamo messe in contatto, da lì praticamente lei ha aperto, io gli ho detto devi aprire una porta, da lì è uscito un materiale infinito, che è la cosa straordinaria, che lui ha lasciato scritto come se sapesse che qualcuno praticamente un giorno avrebbe letto, ha lasciato scritto persino il giorno e l'ora degli avvenimenti, qualsiasi cosa, diciamo, succedeva. Ha attraversato due guerre e un terremoto, nel senso che era fuori durante il terremoto ed è ritornato, lo ha presentito, preavvertito, e sulle macerie è nato il primo cinema. Era il fratello che lo aveva fatto, lui lì dentro quel cinema faceva il proiezionista, capisce che il cinema può parlare, perché lui era figlio di un musicista, quindi odiava il silenzio,
Okay? Quindi quando scopre il cinema, che è fuori, non è a Messina in quel momento, perché era Discolo, perché comunque era un inventore, chiaro che quindi il titolo provvisorio di quello che noi pensiamo di fare è The Inventor, l'inventore, chiaramente quando lui diciamo ha questa sensazione di questa immagine che si capovolge, molte cose le potete trovare su internet, ci sono, vede da proiezionista, si avvicina e sente dei suoni che provengono e parla di pellicola parlante. Poi il fratello ha una patè, lui trasforma questa patè e da lì praticamente fa, è lui a fare nel mondo per primo la prima pellicola ad impressione contemporanea di immagini e suoni. Vediamo come quindi il sogno di un uomo, l'idea di un uomo, l'avere capito determinate cose, cioè della vita, no? Il fatto che tutti siamo sincronizzati, crea diciamo qualcosa che resterà, perché diciamo ormai non si parla più che gli americani hanno inventato il cinema sonoro, si dice è l'italiano Giovanni Rappazzo che ha inventato il cinema sonoro e praticamente sono gli unici brevetti esistenti. Lui però non può pagare il rinnovo del brevetto perché nella guerra diventa estremamente povero, la guerra ha lasciato tutti senza soldi. E questo è il solo difetto che c'è, diciamo, nella, ma nessuno può negare per questi brevetti esistenti, ben 4 o 5, che lui sia inventato poi altre cose. Perché guardate, non era un uomo che di fronte alla delusione, perché comunque le cose le ha fatte, ha fatto anche un film che poi abbiamo trovato anche casualmente, perché il giorno prima di un festival è caduto diciamo sulla testa della mia amica, quindi abbiamo ripreso questo film antico e fatto vedere alcune cose. E quindi vedete come da un'altra dimensione, secondo me, lui ancora ci chiede di andare avanti, cioè perché la sua missione non è compiuta. Infatti sul cinema fa altre invenzioni di cui non vi posso dire, ma io le conosco, ma dice se prima non verrò riconosciuto, non parlate delle altre invenzioni. È il primo. Scusa, e tu le sai quelle cose? Sì. Me le dirai in privato. Mi auguro. È il primo disegnatore del ponte sullo stretto, non lo sa nessuno. Ne ha fatto 4 modelli, uno addirittura smontabile. Ci sono i disegni, esistono tutte, come dire, tutte le, tutti i modi per poter realizzare questo ponte. È il primo disegno, cioè il primo. Lui pensava, c'è un titolo di un giornale che mi colpisce, e aveva fatto il cinema sonoro. Perché con i proventi del cinema sonoro voleva regalare ai suoi concittadini il ponte sullo stretto. Quindi un uomo che non ha mai pensato al denaro. E questo lo ha reso felice fino agli ultimi suoi giorni. Io conservo l'ultima intervista di Giovanni Rappazzo e per me è una cosa straordinaria. E quindi lancio un messaggio. Se non ripartiamo dal sogno, se non ripartiamo da cose che noi ci possiamo laureare nella vita, possiamo essere chi vogliamo, no? Io studio sempre con grandissima umiltà perché il campo dei diritti umani è un campo vastissimo che deve ritornare, deve venire fuori, perché anche Giovanni Rappazzo deve avere il suo riconoscimento dal discorso dei diritti umani. Già è stato riconosciuto, Wikipedia ha cambiato, perché prima diceva che era un'americana ad aver inventato il film sonoro. E si parlava del primo film sonoro, ma era un disco, un grammofono a parte rispetto diciamo a quello che vedevi nello schermo. Il primo film vero sonoro lo ha fatto lui. La sua più grande delusione è stata che lo ha dato, ha fatto la prima, si sentiva praticamente il treno fischiare. Quindi veramente cioè, vedere l'immagine del treno, c'erano dei canti popolari, ma quando si è entrati nel suo cinema, all'epoca i suoi concittadini entrano a vedere questo evento incredibile, scappano fuori perché dicono che lui è il diavolo, cioè ha inventato qualche cosa che ha fatto paura, perché non si pensava, il cinema muto doveva restare muto, il sonoro poi soppianta il muto e molti del muto si suicidano, tutti quelli che gli avevano fatto poi del male. Ma un'altra cosa che parlava, cioè uno scritto di Giovanni fantastico sul perdono, e praticamente sembra che lui abbia incontrato, almeno così racconta, una persona che non sa da dove veniva
abbiano avuto una conversazione, diciamo, in un bar. E a un certo punto dice: ma tu lo sai che chi ti ha tolto, sì, ti ha rubato questa invenzione, se ne è appropriato, perché alla fine lui per disperazione mandava praticamente questi pezzetti della pellicola che lui aveva fatto dappertutto nel mondo, e quindi sappiamo anche come è arrivato in America, diciamo, questa sua invenzione, no? Lui parlava, diciamo, di questo con una assoluta voglia di, non di disperazione, ma di diffusione di questa cosa, che si sapesse, che si sapesse in giro qual era praticamente il suo fine. Il suo fine era che il cinematografo non poteva restare, cioè le prime figurazioni che lui ha visto parlavano di cretinetti, cioè era l'immagine. Lui da bambino è uscito deluso, perché comunque figlio di un musicista. Però volevo dire questo, cioè perché le persone, quando a un certo punto dal mondo dove lui, io sto facendo i festival del cinema a Messina, si avvicina un ragazzetto, dice: voglio fare una ricerca su Giovanni Rappazzo, ecco il sincronismo che ritorna, no? E praticamente ho detto io sì, comincia a farlo, ma ancora non avevamo elementi, insomma, su di lui. A mano si sono scoperti tutti nel tempo, da quando praticamente è iniziato questa storia. E tutto torna. Perché tutto ritorna? Perché deve tornare, perché noi siamo una particella di Dio, cioè nel senso siamo una particella di questa grande energia cosmica, no? Poi andiamo, secondo me, in dimensioni parallele. Dalle dimensioni parallele non cessiamo la nostra opera, perché fin quando la missione per cui siamo stati al mondo o altra missione non è compiuta, no? E quindi dalla dimensione, secondo me, è come se Giovanni avesse scelto qualcuno in particolare per, diciamo, siccome io all'epoca mi ponevo contro tutta la politica messinese, che non si voleva che si facesse, e lui è stato un grande contestatore, diciamo, dal punto di vista degli altri, perché questa cosa che lo spingeva, il suo sogno lo spingeva a fare, ovviamente lo portava, diciamo, a contestare tutti gli altri. Era in cerca del denaro che gli serviva, diciamo, per poter attuare la industrializzazione, ma non pretendeva di arricchirsi, diciamo, con questo. Non so se la sua famiglia capirà mai, diciamo, l'opera di quest'uomo. L'importante è che comunque questo sia venuto fuori e che questo possa portare, diciamo, a un riconoscimento appieno di quelli che sono i suoi diritti umani. Ma guardate che essenzialmente era un artista, perché lui, il suo mondo era fatto di teatro all'aperto, dell'opera dei pupi, cioè dei soldatini, lui praticamente fabbricava i soldatini, cioè era fatto praticamente di arte, era un immaginario. E per ritornare al senso del perdono, quando lui dice: ma guarda che comunque questi che hanno fatto questo male praticamente saranno puniti, dice: no, non voglio, io voglio perdonare. E allora praticamente gli viene detto da quest'uomo: tu puoi perdonare, ma praticamente avverranno gli avvenimenti, cioè il male, purtroppo chi fa del male ha del male, non è una, c'è una legge cosmica in questo. Chi fa del bene ha poi del bene, è un fatto che tu non puoi praticamente fermare. Lui è triste che non può fermare questa cosa, però il suo istinto è il primo, dice: no, guardate, vabbè, allora rinuncio, perdono. E questo che noi dovremmo praticamente capire ogni giorno: non preoccuparci, non avere rancore se qualcosa passa, eccetera, perché comunque, essendoci questo sincronismo, essendoci questa legge universale che esiste, che c'è, eccetera, eccetera, non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo avere rancore, non dobbiamo avere desiderio di vendetta. E allora io vi lascio con questo messaggio: che noi siamo il nostro sogno, che noi non siamo finzione, no, siamo persone reali. E sicuramente l'idea, il sogno di Montelli è l'idea di Giovanni Rappazzo, è l'idea di Giovanni Cammarata, è l'idea di tutte le persone grandi, che anche non è importante studiare, non è che il laureato sa qualcosa in più da chi non è laureato,
ognuno ha una sua funzione nella vita. Io probabilmente sono laureata perché devo difendere praticamente queste cose, cioè questo patrimonio che è un patrimonio dell'umanità. Ascoltatemi, cioè non ci sono finzioni, ci sono soltanto uomini, verità. Un'altra cosa che diceva Giovanni, questo è importante, esiste una realtà apparente e una realtà vera. Attenzione alle parole, perché non sono una cosa detta a caso, no? È vero, la realtà certe volte noi non la vediamo, cioè nel senso la realtà vera, la realtà intima, la realtà profonda che c'è sotto le cose, siamo distratti, non la impariamo a vedere la realtà vera, andiamo oltre le cose. Quindi oltre i falli che fabbrica lui in maniera gioiosa di Montelli, guardiamo cosa c'è nell'oltre. Io vi assicuro una cosa, ho scoperto un uomo che penso che sia diventato mio fratello nell'eterna, diciamo, come dire, nell'eterno cosmo che ci fa tutti fratelli. Le cui storie si intrecciano, le cui storie sono probabilmente anche di due persone che hanno attraversato la solitudine per trovare questo, perché la conoscenza, se non sei solo e non sei con te stesso, non ci arrivi mai. Ecco, questo messaggio di grande amore, perché comunque se amare è bello, volare per qualcuno che sta da un'altra parte del mondo, perché devi essergli vicino. Adesso io non so se riuscirò concretamente, che il mio sogno è aiutarlo, e allora se questa sarà diventerà concretezza. Semplicemente mi è bastato ieri vivere questa grande emozione di vedere cambiare un giudice, cioè vedere cambiarlo nella sua dimensione di, non so, in una sua dimensione di possibilità. Speriamo che questa possibilità diventi una realtà, ma se così non fosse, andiamo fino a Strasburgo. Io ci credo. Grazie Anna, non ho parole, ti ringrazio, grazie per il messaggio e alla prossima, perché è l'inizio di un lungo viaggio emozionante che nella vita ha quel senso, quel profumo di pace che devi avere. Grazie Anna, ti amo. Adesso io non so se riuscirò concretamente, che il mio sogno è aiutarlo, e allora se questa sarà diventerà concretezza. Semplicemente mi è bastato ieri vivere questa grande emozione di vedere cambiare un giudice, cioè vedere cambiarlo nella sua dimensione di, non so, in una sua dimensione di possibilità. Speriamo che questa possibilità diventi una realtà, ma se così non fosse, andiamo fino a Strasburgo. Io ci credo. Grazie Anna, non ho parole, ti ringrazio, grazie per il messaggio. E alla prossima, perché è l'inizio di un lungo viaggio emozionante che nella vita ha quel senso, quel profumo di pace che devi avere. Grazie Anna, grazie, ti amo.